Per secoli il centro della vita commerciale e spirituale del Mediterraneo, edificata e riedificata dal contributo di popoli e culture, Cosenza è stata giustamente definita l'Atene della Calabria. Un merito attribuitole per la moltitudine di attività socioculturali ed economiche e per la presenza di grandi personaggi del mondo della letteratura, della politica e delle belle arti che hanno lasciato segni indelebili nella memoria dell'intero nostro paese. Cosenza non ha il suo centro storico, ma la sua città storica, la prima, l'originale, la grande e magnifica città storica, alla quale i secoli hanno dato un senso con la costruzione del suo castello, della chiesa cattedrale, dei palazzi del governo, del teatro comunale, della biblioteca civica, dell'Accademia Cosentina, della villa comunale Polmone Verde, della città, dell'area archeologica, della Biblioteca Nazionale. Un complesso di beni culturali ai quali abbiamo visto aggiungere in tempi recenti la prestigiosa Galleria Nazionale ed il Museo dei Bretti e degli Enotri. È qui, nel cuore della città storica di Cosenza, che nasce il centro di alta competenza Connessioni, con lo scopo di colmare il vuoto strategico dovuto all'assenza nel Mezzogiorno di una struttura permanente, altamente specializzata, in grado di poter avvantaggiare le istituzioni territoriali, di digitalizzare il patrimonio culturale per valorizzarlo anche ai fini di un turismo culturale sostenibile, per tutelarlo da calamità naturali e dall'oblio, per dare vita a musei digitali e dinamici capaci di creare ponti tra competenze anche in campo europeo con le nuove generazioni, preparandole alla progettazione europea e ad essere reattivi alle indicazioni dell'UE e dell'Agenda 2030 in tema di sostenibilità ambientale. La città storica di Cosenza, vista dall'alto, è come una veranda sull'eterna bellezza alla quale i cosentini si affacciano per avere una fotografia unica che desideriamo tramandare alle future generazioni. Oggi il centro di alta competenza Connessioni svela l'altra Cosenza, offrendone una prospettiva utile al recupero e alla rigenerazione territoriale, quella vista dall'alto, perché se camminando nei suoi vicoli appaiono chiari i segni del tempo, dell'abbandono e dell'incuria, dall'alto una costellazione di civili abitazioni si presentano come un vero e proprio ammanco di prospettive e vuoto amministrativo che da oggi non può più nascondersi alla coscienza del mondo della politica se davvero vuole essere rigenerativa, così come non può nascondersi alle istituzioni. Appaiono evidenti attività ed interventi non più rinviabili. In questa direzione la nuova classe politica dovrà svolgere un ruolo di elevata consapevolezza. Ad esempio, partendo da una razionale progettazione dei fondi del PNRR, già in grave ritardo nella loro programmazione, non ci sarà altra occasione perché il complesso patrimonio costituito dalla città storica non sia un peso per le nuove generazioni, ma una grande opportunità. Conoscendo lo stato di abbandono e degrado in cui versa la città storica di Cosenza, il Centro di Alta Competenza Connessioni ha deciso di eseguire rilievi dell'aggregato edilizio attraverso l'utilizzo dei droni, che rappresentano una conquista importante ai fini non solo della stima dei danni causati da calamità naturali, abbandono e degrado del tempo, ma anche nell'ottica dell'attività di monitoraggio e prevenzione. L'indagine di Connessioni mostra il rischio attuale costituito da palazzi che al loro interno sono privi di solai. Appare chiaro che si è in assenza del concetto strutturale del sistema scatolare, che prevede orizzontamenti e fondazioni collegati tra di loro perché gli stabili possano resistere alle azioni verticali ed orizzontali. Vediamo inoltre stabili che dal basso si direbbero solo abbandonati ma non pericolosi, che invece, come testimoniato da segni evidenti di lesioni murarie che si manifestano come deformazioni o come fessurazioni, oppure in entrambi i modi simultaneamente in una stessa struttura muraria, richiederebbero interventi immediati onde evitare nuovi pericolosi e imbarazzanti crolli come quelli già accaduti e denunciati a gran voce dai cittadini o come il muro della massa che pone a rischio le abitazioni civili. Pensiamo ad esempio alla scossa di terremoto dello scorso febbraio 2020, scossa del 4.4 della scala Richter. Se fosse durata qualche secondo in più avremmo replicato il disastro dell'Aquila. Questo ammazza la gente, ragazzi. Oh, questo ammazza la gente.
Ai droni non è sfuggita anche una importante quantità di lamiere rivelte e non più fissate che potrebbero essere lanciate dal vento verso vicine abitazioni o persone. Qui si richiederebbe un immediato intervento al fine di scongiurare il peggio. E sempre all'interno di questo grande edificio troviamo un rigoglioso giardino, emerso dalla umidità e dai solai crollati, forse nel tentativo di imitare il bosco verticale di Stefano Boeri a Milano. Sulla centrale e suggestiva Via Gaeta, attraversata quotidianamente dai residenti, troviamo quanto di più pericoloso per chi è costretto a rasentare le mura che sembrano crollare da un momento all'altro. E dove non c'è crollo, troviamo importanti quantità di possibile Eternit, la cui presenza diffusa sui tetti del centro abitato dovrebbe far riflettere sulla necessità di immediato intervento per la rimozione. Il volo del drone sul quartiere Santa Lucia, di cui molto si parla, suggerisce l'immediata chiusura, almeno fino a quando non si stabilisce recupero o abbattimento di tutto quanto non lascia assolutamente dubbi alla pericolosità di quanti vi abitano, anche in condizioni disumane, con grave violazione dei diritti dei bambini che giocano proprio accanto a tutto quanto stiamo vedendo. Grazie alla nuova metodologia di rilevo tramite drone, oggi è possibile per gli operatori raggiungere zone e punti inaccessibili, ottenendo risultati di maggiore dettaglio a completamento ed integrazione delle informazioni raccolte con gli strumenti topografici tradizionali. Con un SAPR è infatti possibile effettuare rilevi topografici di eccellente qualità, impiegando molto meno tempo, riducendo sostanzialmente il costo di un'indagine in loco e il carico di lavoro degli specialisti di settore. Fino a poco tempo fa, l'utilizzo del laser scanner ha rappresentato l'unica possibilità per fornire in tempi celeri e con alti standard qualitativi il quadro di deformazione delle strutture prese in esame. Oggi il valore aggiunto del SAPR è indubbiamente rappresentato dal fatto che si è in grado di superare i limiti di raggiungibilità delle zone disastrate e riportare il rilievo completo e dall'alto di tutta l'area considerata, non solo delle parti sottostanti dell'edificio. Basta dire che l'agglomerato urbano rilevato con il laser scanner è confinato alla sola forma e dimensione, mentre, grazie all'utilizzo della nuvola di punti generati dalla fotogrammetria da UOV, si ottengono punti già correlati con gli scatti effettuati. Pertanto, la produzione della nuvola di punti e delle ortofoto avviene all'interno dello stesso processo e utilizzando la stessa fonte del dato. Questo determina una ricostruzione 3D estremamente fedele che rispecchia la situazione reale sul territorio, condizione ottimale e necessaria per la predisposizione di interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture danneggiate. A ciò si aggiunga che con tale metodologia si azzerano eventuali rischi per l'operatore incaricato, favorendo un lavoro accurato per stabilire l'entità di danneggiamento ai fini di una totale ricostruzione o mera riqualificazione. Ed è questa la visione che il Centro di Alta Competenza Connessioni propone al mondo della politica e delle istituzioni, impegnandosi ad agire a loro supporto. Da oggi non avremo più scuse, tutti siamo al corrente del grande valore del nostro patrimonio culturale e della necessità di agire con immediatezza. Un impegno di competenze del territorio per il territorio, che potrà essere utile come investimento su tutti i centri storici come quello di Rende, di Castrolibero e dei tanti borghi che, grazie all'evoluzione della rete e delle risorse tecnologiche disponibili oggi, possono rappresentare la nostra industria del lavoro sostenibile. Una cosa è certa: lavorando insieme possiamo davvero farcela.